portare avanti un reale salto di qualità ambientale, culturale e strutturale. Questo è l'obiettivo della collaborazione istituzionale tra Ente Parco San Bartolo e Comune di Pesaro, che ha prodotto risultati importanti. Fra questi, lo spostamento della sede, che dopo 20 anni di provvisorietà a Baia Flaminia viene spostata a Fiorenzuola di Focara, ma anche l'assunzione del cantoniere del parco e l'istituzione della guardia del parco, l'installamento di telecamere per la prevenzione degli incendi ed il completamento della cartellonistica. Ad illustrarle l'assessore Daniele Vimini. Oggi parliamo di valorizzazione dell'ente parco perché ci sono delle belle novità che lo riguardano, spieghiamo quali. Sì, c'è un rapporto sempre più stretto tra il Comune di Pesaro e l'ente parco, ovviamente in collaborazione anche con gli altri comuni, Gabice in particolar modo, però oggi presentiamo alcune novità su iniziativa dell'ente parco sostenuta dal Comune di Pesaro, che sono innanzitutto la nuova sede, perché si è fatta questa scelta non solo logistica ma anche simbolica di portare la sede del parco a Fiorenzuola di Focara, perché la sede storica di Baia Flaminia, che peraltro rimarrà verosimilmente per progetti ambientali, naturalistici legati alla zona, al mare e via dicendo, però era ai bordi, ai limiti dell'area del parco, mentre il cuore anche dal punto di vista d'immagine, turistico e di frequentazione è naturalmente Fiorenzuola di Focara, che diventa anche un presidio, però ci ricordiamo la stagione drammatica dell'incendio di qualche anno fa, e quindi diventerà anche un punto di presidio nel rapporto con i vigili del fuoco, telecamere per la prevenzione incendi, tutta una serie di elementi di servizi che verranno svolti meglio dalla sede di Fiorenzuola, compresa la possibilità di visitare la sede. A questo si aggiunge l'istituzione della Guardia del Parco, che quindi è una figura che anche in termini di prevenzione e di educazione potrà aiutare un territorio molto vasto e variamente frequentato, ad essere più controllato ma quindi anche più valorizzato, così come, a proposito di cura, il cantoniere di quartiere, la figura del cantoniere del parco, che sia quella figura che in un luogo esposto alle intemperie, anche a tante frequentazioni, a volte anche a piccoli vandalismi, possa aiutare anche a migliorarne con più regolarità il decoro e anche magari a volte segnalare delle cose che magari non vanno. E allo stesso tempo un'idea generale di svolgere sempre più attività, inseriremo anche l'altra parte della sede del parco in un bando di rigenerazione urbana per scommettere sempre di più sull'accoglienza turistica legata in particolar modo alla bici e l'escursionismo, quindi una stagione particolarmente felice di collaborazione tra parco e comune, che si inserisce in un momento in cui il turismo guarda sempre più agli spazi all'aria aperta, guarda sempre più ai percorsi, guarda sempre più agli aspetti della natura e della sostenibilità, e quindi ci fa piacere che questo sia un momento di rilancio dell'attività e dei nostri rapporti.